In questo video presentiamo lo strumento DRR245-21ABCT per montaggio a bara DIN. Lo strumento, con scatola in formato DIN da 4 moduli, come la più recente strumentazione Pixis, è dotato di alimentazione a range esteso tra 24 e 230 volt, corrente continua e corrente alternata, galvanicamente isolata. Un ingresso analogico, selezionabile per termocoppie, termoresistenze, segnali normalizzati 0,10 V, 420 mA, potenziometri e celle di carico. Ha due relè di uscita, entrambi con contatto normalmente aperto e normalmente chiuso e galvanicamente isolati. Una uscita continua 0,10 V, 420 mA o per comando relè statici tramite segnale PWM da 12 V. Un'uscita seriale RS485 con protocollo di comunicazione Modbus Slave e un ingresso per trasformatore voltamperometrico TA che viene legato alla funzione Loop Break Alarm nella gestione del carico. Infine un ingresso digitale con varie funzionalità, tra cui il cambio set point. In questo semplice esempio applicativo, il DRR245 viene configurato come condizionatore di segnale per trasmettere in 0,10 V il valore di processo opportunamente riscalato di un potenziometro collegato all'ingresso analogico con un range da 0 a 50,0 unità. Infatti, modificando il valore sul potenziometro, possiamo vedere come lo strumento converte il segnale, lo ritrasmette al nostro inverter che lo presenta in maniera analoga sul display. Analogamente alla configurazione come condizionatore di segnale, lo strumento può essere facilmente riconfigurato per una funzione di regolazione PID, molto semplicemente con la memory card. È possibile caricare la configurazione corretta, che in questo caso abilita il parametro di comando in 0,10 V e fissa un valore di banda proporzionale integrale e derivativo. Quando diamo tensione, dopo un breve autocheck, possiamo vedere come lo strumento, man mano che ci allontaniamo dal valore di set point, modula l'uscita per appunto l'azione di regolazione. Molto semplicemente con l'utilizzo dell'ingresso digitale possiamo anche utilizzare la funzione di cambio set point, in questo caso per vedere l'uscita modulare il nostro comando è necessario spostarsi sotto il nuovo valore di set point e vedere sul display del nostro attuatore il comando relativo.